Sicuramente uno dei più importanti, è importante non solo per l'Università di Teramo, è importante per la città, io mi permetto di dire per l'intera regione. Con questo atto non avviamo solo un recupero funzionale di un complesso importantissimo, avviamo il risanamento, il rilancio del centro storico per le funzioni che verranno svolte nel manicomio, per come verrà urbanisticamente restituito quel complesso immobiliare, per le attività che potranno essere sviluppate nella città di Teramo e quindi a vantaggio dell'intera regione Abruzzo. Cosa farete di questo edificio, di questa struttura? Noi porteremo lì la sede della Facoltà di Scienze della Comunicazione con il corso in disciplina Arte, Musica e Spettacolo. Ma soprattutto faremo questo per mettere a disposizione della città tutte quelle strutture comuni che hanno una funzione prevalentemente didattica ma che possono poi avere anche una seconda vita. Penso all'auditorium, penso all'Aula Magna Teatro di Ateneo, penso alle piazze che verranno restituite, la Corte delle Recluse, la Corte dei Tranquilli, saranno piazze restituite alla città abbattendo quei muri di recinzione che potevano trovare una loro coerenza con la struttura manicomiale di fine 800, di inizio 900, ma che oggi non hanno più motivo di esistere. Si ricuce il tessuto urbano del centro storico di una delle città più importanti della nostra regione e questa operazione di ricucitura è un'operazione anche di restituzione o consolidamento, meglio, di un'identità della città, del territorio, perché attraverso la rifunzionalizzazione realizzeremo una struttura in cui sarà possibile leggere la storia dell'Abruzzo, oltre che della città, dal II secolo a.C. fino ad oggi.